Ma io credo che sia normale trovare delle alternative ed è per questo che anche con gli altri sindaci della Valle Argentina abbiamo detto no alla grande diga, ma siamo disposti a supportare e a coordinare anche i lavori di progettazione di Riveracqua per trovare un altro sito che sia compatibile, che possa in qualche maniera garantire quel sacrosanto diritto all'acqua che tutta la popolazione della provincia deve avere. Il problema vero è che Badalucco non vuole essere l'unico luogo, diciamo, penalizzato da un'opera così importante e allo stesso modo così spaventosa per i cittadini, perché non basta un discorso di sicurezza fisica, serve anche un discorso di sicurezza psicologica, cioè la gente deve stare serena e tranquilla, vivere a Badalucco, potersi comprare delle case a Badalucco e continuare la sua vita in serenità. È questo che a mio avviso deve essere affrontato in una sede istituzionale più allargata, dove ci si confronta per trovare l'alternativa corretta ad un'opera che oggi è invisa da tutta la comunità, dai territori e dai sindaci della Valle Argentina. Non diciamo che non si debba fare nulla, ma diciamo che si possono trovare delle alternative in tutta la provincia, e dare la possibilità di essere soddisfatti e contenti a tutti i cittadini. Ma intanto sono molto felice che il sindaco di Longarone, presidente della provincia di Belluno, sia venuto a farci visita, ha portato quello che è il suo contributo di esperienza, di vita rispetto alla grandissima tragedia che ha visto coinvolto il Vajont nel 1963, tragedia che in qualche modo è legata alla storia di Badalucco, quindi queste due popolazioni così distanti e così diverse hanno un filo rosso che li lega perché grazie alla tragedia del Vajont, la gente di Badalucco e della Valle Argentina si è ribellata in maniera forte, decisa e determinata alla costruzione della diga di Gloria. Io sono felice perché con Roberto Padrin abbiamo condiviso dei bei momenti a Longarone, siamo andati a trovarlo su iniziativa di dei cugini dei sentieri che hanno avuto l'idea di festeggiare il 60° della battaglia di San Martino, il giorno in cui la valle si è ribellata e il prefetto di allora ha sospeso in maniera definitiva i lavori della diga. E siamo andati su con questa piccola delegazione per incontrare il sindaco, per incontrare la popolazione, per vedere con i nostri occhi quello che è il sito di una delle più grandi tragedie italiane. Oggi il sindaco ci ha fatto visita e lo abbiamo ringraziato nominandolo amico di Badalucco. La visita sul posto, coadiuvata da un esperto geologo, dimostra che siamo in una zona a rischio altamente franosa. E in qualche modo è la presenza del sindaco di Longarone, che purtroppo testimonia la tragedia, conforta la nostra posizione perché in effetti sia nella zona di Longarone sia nella nostra zona c'era questo problema idrogeologico che non è stato preso in Voi considerazione. però avete fatto degli studi per cui avete trovato anche delle soluzioni alternative sia alle dighe sia agli invasi per emungere acqua. Sì. Allora, in particolare c'è stato un convegno a Ventimiglia il 20 gennaio, organizzato dal Lions Club con la partecipazione di sindaci della zona e anche del Monegasco e della Francia, sul Roia, convegno dare da bere a Roia, in cui hanno messo in evidenza che l'acqua si può attingere dalle falde e le falde si possono ricaricare, perché l'acqua in profondità si purifica. Mentre se tu metti l'acqua in un invaso superficiale, poi la devi purificare. Quindi noi abbiamo come alternativa di puntare sulle falde acquifere che ci sono presenti in tutti i torrenti nella Valle Argentina, ma anche nelle altre valli.